Sventolano. Ed ecco qui la torre, la contrada che si è aggiudicata la gara degli scacchi. Simbolo la torre. Il festoso corteo di benvenuto è aperto dal gonfalone bianco-rosso con banda dorata, con al centro il simbolo della contrada, la torre, l'antica e possente costruzione che domina il cuore della città. A seguire i tamburini della contrada, che quest'anno si sono aggiudicati il terzo posto meritatissimo alla gara dei musici. Un meritato applauso. Un gruppo numerosissimo dalle musiche incalzanti, formato da adulti ma anche da bambini. Molto molto bravi. Come sono a scuola con me? Prima, i primini. Dietro l'insegna della borgata avanzano le damigelle, recanti dame e cavalieri. Thank you.
che dico ognuno può perché dopo tanto se lo dimentico tanto se lo dimentico forse sennò sennò devo andare fino al Lidl a piedi e dopo vado solo da fascio ma non so come mi vedo a questo bel gruppo dei falchi, di levrieri. Tanto sono legati con delle corde, quindi non scappano neanche se vuole. Tutto merita la capra, la tua devi vincere per la capra. Con bambini in festa, qui giochi. Negli anni 80. Raggiungere il boia. C'è livello 5! Un gruppo di arlitteri. Ma il boia è più sorridente, che quello lì è brutto. Con scudi e spade. Non ci sta mica bene il sorriso quello lì, vero? Non è proprio. Ma è pure la panza, ma mettiti uno muscoloso, no? Arcieri, con le mie spade grosse, più grosse, più grosse, più grosse, più ascia. A seguire la macchina da guerra, trainata da cavalli e dagli stessi soldati. La macchina da guerra costruita in legno robusto e forti funi veniva impiegata a difesa del torrone di Vendetta. La catapulta era in grado di lanciare pietre e materiale incendiario a notevole distanza. A seguire un gruppo armati nella contrada. Mirka! Ciao! Finisce il corpo. E a seguire il gruppo degli armati la figura di Edelino da Romano. Tiranno, luogotenente dell'imperatore Federico II. C'è anche la pazza. Scemo, lasciami, arrecati meno. Accompagnato su un carro trainato da un cavallo. Ma c'è un centro in mano per colpire il cavallo per, o per fare tutto bene. Il suo biografo personale, Adame. Ma sai che una volta il torre è scappato? Qua? Sì, dico. Chiudono il corteo storico i bassanesi, soldati d'arme ben addestrati e valenti, vere e proprie guardie del corpo del tiranno Edelino Romano. E con questo si conclude la sfilata della contrada della torre. Tipo alto quasi più di un cavallo. Cioè bello. Ma sono bene le lance qui. No. Come hanno fatto a ferirlo? No! Sì, si vuole rifai così a toro, dopo riciclato, sordi, scusa.
Pulca, fedelmente ricostruita dai contradaioli sulla base di disegni d'epoca. La medesima è costruita in legno ed è in messo in movimento da soldati a piedi e custodita da nobili in armatura. Ma ciò che più caratterizza la contrada di Monticelli è la bottega artigiana, quella del Mugnai e dei lavoratori del frumento. Essi lavoravano il frumento con le macine rendendo la farina pronta per impastare il pane. Vediamo un numeroso corteo di popolari, di contadini che seminano il grano. Il gruppo di seminatori che spargono i semi in autunno e verso l'estate mettevano in campi il carro carico di spighe e di grano e degli strumenti agricoli usati per il raccolto. Il robusto carro principale trainato da alcuni contadini è la vera e propria bottega dei Mugnai. Qui vengono rappresentate le fasi più importanti della lavorazione del grano, la trebbiatura manuale, la setacciatura e la macinatura. Anche i bambini lavoravano in questa fase usando i mortai in pietra e pestelli di legno. Facciamo un bel applauso a questo bellissimo gruppo della contrada. Il risultato di questo lavoro accogliamo con un grande applauso la contrada di San Martino, colori giallo-blu, simbolo di pane di Santa Lucia. Il corteo si apre con i gonfaloni, il gonfalone corteo e il gonfalone del Palio dei Santi. Con grande e costante impegno hanno creato musica e coreografia. Un esempio di ciò che significa impegno, dedizione, passione e sacrificio, caratteristiche principali che rendono compatto questo meraviglioso gruppo di giovani, che per settimane si sono impegnati, hanno lavorato contro tutto e tutti e hanno ottenuto un emerito risultato. Con la loro energia e il loro entusiasmo sono riusciti ad emozionarsi. A voi una piccola rappresentazione. No, sto piangendo. Porta i colori. Sono messi
ma se fanno i portieri non posso. Dovrei essere davanti se ga scambiare. Le commesse giuste stamattina. Le dame con i fiori, con mazzi di oleandri e spighe, simboli del buon augurio. Giocolieri e musici che fanno festa per l'arrivo di Federico II. Grande applauso. Gruppo artigiani, conciatori di pelle. Nel Medioevo il Borgo Posta era sede di importanti concerie e laboratori per la lavorazione di pelle. La maggior parte della popolazione era dedita a questa professione che prevedeva l'uso della calce, materiale molto nocivo per gli occhi, da cui la devozione a Santa Lucia, patrona della protettrice, santa patrona protettrice degli occhi. Le donne che stirano con pelli, bambini, i telai, i cesti con frutti della terra e le erbe aromatiche. I monelli che giocavano nelle piazze e si divertivano saltando e ballando con piccoli oggetti. E adesso il bellissimo carro dei conciatori di pelle. Sul carro si descrivono tre metodi per trattare e sgrassare le pelli: la bollitura, la macinazione della calce e l'utilizzo della trave traversa. Vediamo come San Martino ha voluto rendere più reale possibile l'attività dei conciatori di pelle. A seguire il gruppo caccia. Il sovrano aveva una vera e propria passione per la caccia e la falconeria. Qui vediamo stilare i due levrieri per la caccia veloce e i due beagle per la caccia a tana. Arcieri dalle punte infuocate, frecce incendiarie. Ah, ma lasciate i ricordini, che finisce. Te l'ho detto. Falchi. Adesso venivano utilizzati anch'essi per la caccia. Federico inoltre era molto amante della cultura e si attorniava di personaggi illustri e particolari, quale Michele Scoto. Personaggio dal multiforme ingegno, filosofo, matematico, astronomo, autore delle profezie di una morte propria e quella del sovrano. I saraceni. Federico ammirava la cultura araba e aveva stabilito con i saraceni un buon rapporto e li voleva con lui nel suo esercito. L'esercito imperiale, vediamo il capo crociato e il suo paggio. Vediamo sopraggiungere il carro, macchina da guerra, trainato da un magnifico tiro. L'arma è una balestra incendiaria e la lancia tronchi impiegata per lo sfondamento di cinque murarie. L'arma veniva costruita dove veniva svolta la battaglia e poi bruciata in loco in modo che i nemici non potessero mai appropriarsi dell'arma. E adesso un applauso per l'arrivo del gruppo imperiale. Dell'imperatore. Vediamo un principe a cavallo che seguiva la corte di Federico II, dame a cavallo, due cortigiane. Saraceno azzurro, capo delle guardie imperiali. San Martino vi invita a vedere la coreografia e i quadri viventi di questo corteo storico. Federico II che nell'aprile del 1939 governò l'impero da Monselice. Ma ecco qui il carro di Federico II. Federico II con l'imperatrice, Pier delle Vigne, il consigliere personale, dei due guardie del corpo e un'aquila. E infatti a tutti è noto la passione per Federico dell'arte venatoria, col primo a comporre il trattato sulla caccia. A concludere il gruppo dei cavalieri di San Giovanni
nati come cavalieri ospitalieri, a loro affidata la cura e la difesa di Pellegrini. Bianco, celeste, simbolo le mani di Cristo e di San Francesco che si incrociano. I quadri viventi che compongono la sfilata rappresentano fatti della storia di Lairone, se realmente accaduti nel 1300. Dove siamo, tipo Lairone, la dove c'è la vivere la grande festa della famiglia di Canaresi dopo aver conquistato Monselice. Apre il corteo portato dal gonfaloniere lo stendardo con i calori della contrada. Storico Umberto I da Carrara, che divenne governatore della città di Padova. Guarda come gioco! Nobili a cavallo, nobili in rosso, in rosa, in nero, dove i colori rappresentavano l'appartenenza delle diverse famiglie nobiliari. L'alfiere con la chimera, la famiglia di Carraresi a cavallo. Applauso, grazie, sì. Soldati con i colori della casata padovana marciano compatti. Fu uno dei primi compiti assegnati ad Umbertino, divenuto signore di Padova, liberare il territorio dai capisaldi scaligeri. A seguire la catapulta, l'arma da guerra. In spasnada di Umberto, soldati di Ventura e mercenari. Trattasi di una compagnia di soldati di mestiere prevalentemente di bassissima estrazione, pronti ad uccidere e far suicidere per denaro e per bottino. I cavalieri di San Giovanni, anzi di San Giacomo, che prende il nome dall'omonimo convento.
San Giacomo cambia completamente tutto. Perché i frati prima la roba. A seguire il gruppo di pellegrini. Il pellegrino fisico procedeva a piedi e non poteva percorrere, date le condizioni della strada e l'aspettità del terreno, più di 30 miglia al giorno. Caratteristico il suo abbigliamento, che consisteva in un mantello per proteggersi dalle intemperie, chiamato pellegrina, una sacca che conteneva lo stesso necessario per la sopravvivenza: acqua, pane e un cambio. Alla partenza il pellegrino, dopo aver confessato i suoi peccati, riceveva il bordone, un lungo bastone che gli sarebbe servito da sostegno e da difesa in caso di pericolo. Segno distintivo del pellegrinaggio in Terra Santa era recare in mano la palma, mentre i pellegrini tornati da Compostela esibivano, appena appesa al bordone, la caratteristica conchiglia. Giocolieri, bottega artigiana, il gruppo degli straccioni, lo compongono tantissimi bambini ma anche donne e uomini che, nonostante la fame, la miseria fisica ed intellettuale, sono capaci di far festa, gioire delle piccole cose. La contrada si esibirà in una piccola rappresentazione teatrale, San Francesco e la conversione di Santa Chiara. Grazie. La bottega artigiana della contrada, i tessitori. Nella sfilata sono rappresentati i contadini che tosano pecore, raccolgono canapa, i cardatori che pettinano e battono la lana e la canapa, le filatrici che con il filatoio creano il lungo filo regolare da avvolgere in gomitoli o matasse, ed infine i tessitori che utilizzano rudimentali ma efficaci telai per tramali manufatti con abilità. La contrada di San Giacomo preme sottolineare che tutti gli elementi presenti nel corteo, dai costumi alle maschere teatrali, dalle armi agli accessori, dai carri alle bandiere,